Ciao a tutti e a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Ho un sacco di cose da dirvi e per questo volevo registrare un Get Ready With Me come ai vecchi tempi, dove vi faccio vedere uno dei trucchi che mi avete richiesto di più su Instagram. Tra l'altro, se non mi seguite ancora sia su Instagram sia su TikTok, andate, perché presto, appunto, relativo alle cose che vi devo dire qui in questo video, ci saranno ovviamente un sacco di contenuti, un sacco di cose. Quindi, visto che me l'avete richiesto, ve lo faccio vedere, tanto è veramente super semplice. D'estate è perfetto, già fa caldo da morire, quindi ci siamo. Detto ciò, comunque, l'argomento principale di oggi è appunto il viaggio. Non mi piace tenervi le cose nascoste, lo sapete, infatti ho sofferto come sempre, però proprio per una questione contrattuale non potevo dirvi nulla, essendo che appunto è un viaggio di lavoro, quindi già mi porto avanti e vi dico questa cosa. Tra l'altro, piccolo PS, ho cambiato la macchinetta, quindi fatemi sapere anche se notate qualcosa di diverso. L'ho soltanto accesa, non l'ho settata, cioè non ho messo nulla, infatti sembra che ci sia tipo un filtro, qualcosa di, non lo so, particolare, perché vedo un po' di cose strane, ma l'analizzeremo bene. Comunque, inizio a mettere qua le mie mollettine. Tra l'altro, se avete visto l'ultimo vlog, sapete che ho rimesso anche le extension, proprio perché, come avete letto dal titolo, vado in Corea. Questa cosa è totalmente folle e fuori controllo, ma la cosa più folle è stato come è nato tutto. Intanto inizio a mettere un primer, anzi ne vado a mettere due. Questo è l'acido ialuronico di Huda. Praticamente sui social, per i lavori eccetera, sono seguita da una ragazza, non mi piace chiamarla manager, chiamiamola collaboratrice, che mi aiuta un po' a gestire il tutto. Ovviamente ci sentiamo giornalmente. Esattamente due venerdì fa mi ha mandato un messaggio verso l'ora di pranzo. Io pensavo avesse sbagliato, ve lo dico, perché sono rimasta tipo, che senso? Dove mi scrive testuali parole: intanto vado ad applicare il nuovo primer illuminante di Nabla, che adoro. Mi arriva il messaggio con scritto: ma se ti proponessi un viaggio in Corea? E io ero a casa con Giulia in quel momento, io ho letto il messaggio, io ho detto: ma si è impazzita? Cosa sta esattamente succedendo? Lo sapete, insomma, il mio grande affetto per l'Asia in generale, per la Corea ovviamente, ed è tra l'altro uno dei continenti che non ho mai visto in tutta la mia vita. Tra l'altro, guardate che bello questo primer, mamma mia. Letteralmente la mia risposta è stata: ti risponderei che ti amerei per il resto della mia vita, più o meno. Quindi è stato veramente tutto molto veloce e quasi non ho avuto il tempo di riflettere, no? Perché mi ha detto: no, perché c'è il brand con cui collabori, Yepoda, che è il brand appunto di skincare di cui vi parlo sempre, che sta organizzando un viaggio e mi ha chiesto se appunto fossi interessata. Nel senso, mi stai proponendo il viaggio della vita? Tanto, a proposito di Yepoda, vado ad utilizzare il Multi Balm, così intanto idratiamo un po' le labbra. E quindi, insomma, da lì poi mi ha spiegato più o meno che erano ancora in fase di decidere chi portare, i giorni in cui sta, eccetera eccetera. Tanto vado con il mio solito correttore di Clio Makeup, questa è la tonalità 3 se ti interessa, la metto giusto nella parte dell'occhiaia e sui brufolini, perché ovviamente non siamo contenti se prima di partire non mi esce qualcosa. E quindi io ero lì che gli rispondevo: ovviamente io ci sono in qualsiasi caso, senti bene e poi insomma fammi sapere i dettagli. Quindi poi ci siamo sentite con le ragazze del team di Yepoda. E a proposito di Corea, uso il fondotinta cushion di sì. E quindi insomma, una volta che abbiamo stabilito tutti i dettagli, tutte le cose eccetera eccetera, ho avuto la conferma poi di potervene parlare, perché ovviamente è un viaggio importante, c'è un contratto di mezzo eccetera eccetera eccetera, essendo un viaggio di lavoro appunto. Loro ci faranno fare un sacco di attività, ovviamente non vedo l'ora, perché sapete che io sono ossessionata con la skincare e andare in un paese dove letteralmente la skincare è una delle cose più importanti mi lascia esterrefatta. Non vedo l'ora di vedere i laboratori, come vengono creati i prodotti, quindi insomma vi porterò e vi farò vedere tutto. Vi dico già da ora che farò un video al giorno. Più o meno il periodo in cui siamo è dal 6 al 15, non mi sono ancora arrivati i biglietti dell'aereo. In teoria noi dovremmo partire da qui in Italia il 6 e ripartire da lì che è il 15, quindi più o meno, insomma, contando anche le ore di viaggio, che comunque sono abbastanza, dovremo stare lì una decina di giorni circa, che sono tantissimi, e quindi insomma avremo modo sicuramente di fare tante cose. E voi adesso vi starete chiedendo: ma come dal 6 al 15? Tu in teoria non dovevi avere il concerto di Harry Styles, andare a Glasgow eccetera eccetera? E in realtà mi sono organizzata anche su questa cosa. Ovviamente non avrei mai detto di no al viaggio in Corea, più che altro mi sono detta di tutti i giorni dell'anno, proprio quelli. Però è andata così, quindi non lo so, io, sapete, credo molto al destino. Un motivo forse, chi lo sa, ci sarà. Tra l'altro, sì, se
sempre casualmente è il periodo del comeback dei BTS. Non lo so che cosa succederà. Queste sono più o meno le date. Ripeto, tanto voi vedrete tutto giornalmente con me, quindi seguitemi sicuramente su Instagram, vi faccio vedere. Poi, capendo un attimo come gestire il fuso, vi caricherò i video. Le persone che vengono con me, so che siamo quattro ragazze e ci hanno diviso tra virgolette in coppie. E io partirò con una ragazza che ho avuto già il piacere di conoscere. Anche qui noi non sapevamo di questa cosa, ci siamo letteralmente viste qualche mese fa, e sto parlando di Rosalba. Quindi immaginate, io Rosalba in Corea, vabbè, pazze, folli. Sono felicissima di partire con lei, sia perché ovviamente già la conosco, abbiamo insomma un sacco di interessi e cose in comune, quindi mi fa molto più che piacere. E poi appunto anche lì, cioè, totalmente casuale che noi ci fossimo conosciute qualche mese fa, che ci siamo appunto viste a Las Vegas, e poi è successa questa cosa, quindi veramente tutto assurdo. Intanto ho fatto la base, come vedete letteralmente la pelle di porcellana, questo fondotinta è assurdo, l'ho preso sul sito di YesStyle, vi ricordate, ve lo feci anche vedere. Ora fisso giusto qua la zona sotto gli occhi, perché a me se no entra tutto il prodotto nelle pieghette. Quindi da quello che ho capito, ovviamente noi partiamo con il team di Yepoda, anche la capa dell'azienda, che ovviamente è coreana. Quindi spero non gli siano arrivate strane voci e che, non lo so, tipo se ne escano dicendo: ah, ma Ilaria sicuramente saprà dire qualche parola in coreano, perché sì, per carità, 5 su una mano. Quindi sono un po' spaventata per cosa uscirà fuori e soprattutto per le figure che farò, perché non so se lo sapete, ma in Corea c'è molto questa cosa del rispetto mentre si parla, soprattutto verbalmente, quindi non sai mai bene come porti. Sarà particolare, so che non parlano tanto l'inglese. Noi la maggior parte delle attività le abbiamo ovviamente con il brand, però ci lasceranno anche del tempo libero, quindi poi vedremo dove andremo a finire, come farci capire, eccetera eccetera eccetera. Comunque veramente io sono al settimo cielo, prima di tutto di potervelo dire, perché mi sono tolto un peso, adesso possiamo parlarne, possiamo poi arrivare anche ai prossimi video dove vi faccio vedere ovviamente la valigia e tutto quanto, perché come vi ho detto io in teoria dovevo andare a Glasgow, quindi vabbè, il concerto di Harry Styles quello l'ho perso purtroppo, però io sarei dovuta tornare il 23 con l'aereo, quindi ho chiesto la gentilezza di invece farmi tornare in Italia, farmi arrivare appunto a Glasgow, quindi io direttamente dalla Corea poi arriverò a Glasgow e poi torno qui a Roma. Ho molta 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 paura per quanto riguarda la mia valigia, perché lì sicuramente le cose costeranno meno, ci sarà tanto cibo da provare, tante cose, quindi non vedo l'ora. Non mi sarei mai aspettata, mai, di fare questa esperienza, non adesso almeno, perché io ho una mia amica, intanto qui continuo con un bel blush in crema, che mi aveva anche proposto di andare a settembre con lei in Corea. Io le avevo detto: guarda, no, perché insomma questo e quell'altro, adesso non è il momento, insomma sono appena tornato, ho fatto un sacco di cose, già bla bla bla, però è capitato, è capitato, e quindi non posso che essere felicissima di tutto ciò. Mai, mai me lo sarei aspettata, non in questo periodo, non in questo momento. Però sono veramente super 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 grata al team che ha deciso comunque di portarmi, a voi che mi seguite e mi sostenete sempre, e sono sicura sarete felicissimi, perché già da qualche giorno in realtà vi ho spoilerato cose, da qualche parte dovevo sfociare, quindi per me è solo che un onore, realmente un onore, e non vedo l'ora di portarvi, farvi vedere i posti, le cose che ci faranno vedere. Spero tanto che ci porteranno a vedere i villaggi tipici, non so se avete mai visto foto o cose, ma sono meravigliosi. Tanto qui vado anche di illuminante, perché dove vai senza illuminante? Giustamente. Poi con le cose belle arrivano anche le cose brutte, perché come mi è successo già l'altra volta che stavo per partire e andare a Los Angeles, stavolta mi si è rirotta la macchinetta, se avete visto il vlog già saprete, quindi ho dovuto comprarne un'altra, quindi anche lì non so se è un segno divino, ma ho dovuto ricomprare la macchinetta. Ho detto: ok, la devo ricomprare, a questo punto facciamo un level up, quindi spero appunto la qualità sia buona, devo assolutamente farvi dei contenuti di qualità. Una volta che stiamo là, insomma, sfruttiamo lo sfruttabile. Riprenderò tipo qualsiasi cosa. Cioè, vi rendete conto che sto per andare in Corea e vedere i posti che letteralmente io vedo nei drama delle persone che seguo, che abitano lì, vedere come si comportano. Anche per questo che vi ho detto: ok, no, devo assolutamente andarmi a mettere l'extension, perché non posso andare in Corea con due peli in testa e quei capelli orribili, perché lì ci tengono molto, e ci tenevo io ovviamente ad andare e fare insomma anche delle foto
carine, giustamente, quindi ho detto vabbè, dammoci una sistemata. Intanto che parlo comunque vado con l'eyeliner, perché ve l'ho detto, questo trucco è veramente facilissimo, però mi serviva perché sennò sapete che io ho due cose insieme, sono diventata un po' impedita a farle. Spero ovviamente di avere tempo di andare a vedere quei posti tipo il museo della Hybe, tutti i caffè, tutte le cose che io mi sono già segnata nel corso del tempo, perché ovviamente io e Alessia volevamo già andare. Intanto, vista questa occasione, gli ho detto vabbè, io vado a fare tipo un check, un sopralluogo, intanto capisco un po', e poi quando è che ci andrò con lei faremo tutti i nostri giri, andremo anche a Busan, gireremo un po', perché ovviamente io, ma ve l'ho detto, ho detto vado in Corea, mica ho detto la città, vabbè, vado a Seoul, Seoul insomma, come lo vogliate dire, che è ovviamente la capitale. Tanto ho fatto anche la mia solita codina. Letteralmente la cosa assurda è che parto tra una settimana, quindi non dovremmo neanche aspettare più di tanto. Seriamente sono in super super hype. Mi preoccupa anche molto la questione del mio piede, ed è per questo che appunto l'altro giorno mi avete visto che sono andata appunto a comprare le calze qua a compressione, che comunque è un volo lungo. Io insomma parto da Roma, quindi da Roma a Francoforte, e poi da Francoforte ci ritroviamo con insieme a tutte le ragazze, a tutto il team, e da lì andiamo insieme appunto direttamente in Corea. Dovrebbero essere circa 11 ore di volo più o meno, però veramente, cioè, me ne farei letteralmente anche 30 di seguito se me l'avessero detto, quindi sapete che I'm not complaining. Non vedo l'ora di mangiare tutti i piatti che mi sono sempre sognata, mangiare gli originali. Se c'è qualcuno di voi che è già stato e magari vuole darmi qualche consiglio, ovviamente sono sempre ben accetti. Ovviamente che la maggior parte del tempo libero lo passerò con Ross, quindi visto che ripeto abbiamo gli stessi interessi, non sarà difficile insomma metterci d'accordo. Ripeto, essere lì nel periodo del comeback dei BTS sarà assurdo, li vedremo ovunque. Appena ho detto amici, parenti, sai, vado in Corea, tutti hanno pensato a qualche viaggio relativo ai BTS, hanno detto ah, ora anche il concerto in Corea ti vai a fare? Io ero tipo no, guarda, questa volta in realtà è stato per lavoro, casualmente si trova poi in Corea. Ripasso giusto un po' di terra, se no mi sento sempre spoglia. E quindi insomma questa era più o meno la grande notizia. Oggi vi ho messo lo spoiler, insomma un po' di indizi, poi vi ho detto che avrei registrato questo video e ci avete azzeccato quasi tutti. Ci sono state di ogni, la maggior parte Corea, avevate indovinato, anche perché gli indizi erano fuso orario avanti al nostro, tra l'altro la prima volta che vado in avanti e non indietro con il fuso, la bandiera a quattro colori, è un continente in cui non sono mai stata, sono molto ore di volo e non sarò da sola, quindi avete indovinato praticamente tutti, la maggior parte Corea, poi mi avete scritto Emirati Arabi, Brasile, Asia, Thailandia, Australia, Mauritius, Dubai, veramente New York, c'è stato di tutto. Comprerò qualsiasi tipo di skincare, qualsiasi tipo di cosmetico, cioè tornerò piena. Per fortuna che questo mese ho fatto un detox dagli acquisti, perché veramente neanche a farlo apposta. Non so ancora bene i dettagli delle attività che ci faranno fare, perché è praticamente quasi una sorpresa anche per me. Però sono sicura che abbiano organizzato un sacco di cose, quindi avremo anche poi la guida, qualcuno che parla bene la lingua, e sarà veramente assurdo sentir parlare tutti in coreano. Non so in che zona si trova l'hotel che comunque ci hanno preso, quindi devo ancora insomma capire tutto bene. Ovviamente poi in base a quello io saprò orientare e organizzare meglio, perché lo sapete che io sono maniaca del controllo. Se non so bene tutte le cose sono un po' in panico. Infatti la prima cosa che ho chiesto alla ragazza del team è: ma la sim la devo prendere io prima? Perché se no è un casino, ovviamente la devo prendere online, me la devo far arrivare eccetera eccetera. Invece ci hanno detto che ci forniscono anche quella. Sono stati veramente, a parte carinissimi, loro sono sempre stati molto carini e non vedo l'ora di conoscerli anche di persona. Ma poi hanno veramente pensato a tutto. Ora per quanto riguarda appunto i viaggi come questo, non è più obbligatorio fare il tampone prima di partire, però in Corea entro mi pare 14 ore che si arriva, bisogna farlo, e nel caso si è positivi si deve fare la quarantena, che ovviamente non sarebbe proprio carina come cosa, quindi speriamo di andare bene. Comunque adesso sto mettendo un po' di mascara e credo sarà anche quello che farò lì tutti i giorni, perché non voglio perdere troppo troppo tempo a truccarmi. Come sapete anche dai miei recenti viaggi, non ho particolari problemi con il jet lag, spero ovviamente che non mi prenda anche questa volta, anche se ripeto in confronto appunto all'America dove sono stata di recente, lì il fuso è meno, quindi se appunto magari qui era sera, lì era mattina e viceversa, invece qui sarà il contrario, quando appunto meno te lo aspetti
tutti le cose belle succedono. Vi ho fatto il vlog qualche giorno fa spiegandovi e dicendovi che questo appunto è un periodo non proprio facile. Poi mi è arrivata questa notizia, quindi l'ho presa anche proprio come un segno. Quindi veramente cercherò di godermelo proprio al 310%. Io comunque qua intanto ho finito. Avrei messo magari un paio di ciglia finte, oppure anche qualcosa di un po' più naturale. Ora riprendo il multibalm di Yepoda e un po' lo utilizzo anche sulle guance, perché questo appunto essendo un multibalm lo potete utilizzare anche proprio così. Vedete, vi dà questo bel colorito sano oltre a quello che ho utilizzato prima. E poi lo mettete sulle labbra. Poi ovviamente, insomma, essendo che facciamo il viaggio con loro, tra l'altro mi daranno un bel codice mentre sono lì, ovviamente ci saranno un po' di sorprese, di cose anche per voi, quindi poi tenete gli occhi aperti. Detto ciò, spero appunto questo video vi abbia tenuto compagnia. Vi ho finalmente detto questa cosa, quindi mi sento più leggera e adesso possiamo prepararci per il tutto. Fatemi sapere come vedete appunto la qualità dell'immagine. Proviamo a fare anche uno zoom, che non c'ho ancora provato. Ok, non è il massimo ovviamente, ma giusto per farvi vedere anche il make-up e la base. Tra l'altro è veramente tardissimo perché sono le 9 che sto girando questo video, ma volevo appunto farvelo vedere domani. Quindi zoom in, zoom out. Seguitemi su tutti i social così non vi perderete proprio niente. Trovate anche tutto nell'info box. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!